ho deciso di diventare uno chef perché è sempre stata una mia passione fin da piccola. E non ho fatto studi da chef, però a gira e volta la passione era sempre quella. Quindi quando ho potuto ho deciso di dedicarmi a fare qualcosa che gli piaceva e quindi la cucina si è presentata come unica possibilità. La mia passione per la cucina nasce da bambina, sono figlia di ristoratori e nella mia casa tutti quanti cucinavano molto bene. Avevo una nonna austriaca che cucinava dalla mattina alla sera, che ci ha cresciuti. Ero la più piccola e la guardavo cucinare ammirata. Beh, la mia professione mi piace di più il fatto che sia molto varia. Ogni giorno preparo una ricetta diversa da 10 anni e quindi sperimento tantissimo, assaggio tantissimo, viaggio per assaggiare. I miei traguardi, le mie soddisfazioni più grandi sono state sicuramente il sito Giallo Zafferano che ho creato nel 2006, che è diventato un punto di riferimento di tutti gli italiani e non solo. La mia cucina è una cucina che si rifà molto alla tradizione. Quando mi avvicino ad un piatto cerco sempre di capirne le origini, cerco sempre di fare piatti piuttosto semplici con ingredienti ovviamente buoni e poi mi piace anche molto sperimentare, fare ricette però sempre fattibili a casa. Ho scelto le origini in realtà perché ci siamo incontrati e ci siamo piaciuti a vicenda, devo dire. Mi piace averlo nella cucina perché è bello da vedere, molto pratico, è un materiale fantastico perché non si macchia, molto solido. Quindi per chi cucina veramente tutti i giorni è un fantastico alleato in cucina. C'è questa vena che parte dal pavimento, sale sul mobile, poi continua sul muro, è strepitosa, è fenomenale. A me è piaciuto di questo progetto di Neolit dentro la mia sede il fatto che si sia potuto rivestire interamente il blocco cucina. E questo devo dire che è una cosa molto bella che piace a tutti quelli, colpisce tutti quelli che arrivano qui ed è estremamente, oltre che bella, molto molto pratica.